altri discorsi, mister. Concentrati. No, ti racconto io una cosa, perché mi è successa stamattina ed è carinissimo. Io abito a 100 metri a Prato della Valle, quindi diciamo che bazzico a Prato della Valle, quelle poche volte che faccio una passeggiata in centro. Sono andato a fare colazione, bar dove vado sempre, e mi ha fermato un signore che è anche un tifoso e mi fa: "Ah, mister, complimenti." E mi faccio: "Vabbè, grazie." Sono stato a vedere l'amichevole Virtus Verona Padova a Trento e non pensavo che poi potessimo avere questa... Anche l'ho ringraziato, poi sono andato a sedermi e io mi ricordavo, diciamo, una partita differente. Sono andato a vedere il report, io faccio dei report per ogni partita e ce l'ho sul telefonino anche. E poi sono andato anche a vedere le mie dichiarazioni post partita e ho detto: "Caspita, raramente mi riascolto, però ho detto, avevo detto una cosa giusta." E avevo detto semplicemente che, vabbè, la partita è come l'avevo vista, ma non conta in questo momento, ma che c'era un momento per la semina e uno per il raccolto. Dissi queste parole perché forse proprio tu mi hai chiesto questa domanda, nel senso che la squadra, specialmente i difensori, erano leggermente appesantiti, che la manovra non era velocissima, tutte queste cose qua giuste al 3 di agosto, al 28 luglio, non mi ricordo. Ecco, per dire cosa? Per dire che è ancora il momento della semina, c'è ancora da arare il terreno, c'è ancora da seminare, c'è ancora da tirare su le maniche e lavorare. Ma a me, staff, calciatori, a voi, alla gente, a tutti, se si vuole il raccolto, quello vero, se si vuole la fogliolina, raga, va bene, cioè prendiamoci quello che è appena uscito, che è un germoglio bellissimo, perché oggettivamente è un germoglio bellissimo, ce lo possiamo prendere, lo raccogliamo e ne godiamo. Ma se vogliamo il raccolto come si deve, bisogna tenere, non tirarsi, tenerle sulle maniche e arare il terreno e continuare a seminare, perché per il raccolto, quello vero, la strada è ancora lunga. E non mi riferisco ai calciatori stavolta, mi riferisco a tutti. Altrimenti non si vince, non il campionato, non si vince in generale nella vita. Ok, messaggio recepito. La seconda domanda che ti faccio, questo è una posta, è questa però. Riallacciandomi a quello che hai appena detto, ci fai in sintesi una disamina di dove i vari reparti devono crescere, su che cosa devono crescere? Difesa, sulla gestione della palla in determinate situazioni, su alcune scelte in fase di possesso in mezzo al campo. Secondo me una cosa che tu spesso hai detto e mai sei trovato d'accordo: dobbiamo osare qualche volta in più per caratteristiche e per qualità dei nostri giocatori il tiro da fuori. Infatti poi domenica abbiamo fatto forse un tiro da fuori, ma abbiamo degli ottimi tiratori, perché sia Ronaldo che Serena sono degli ottimi tiratori, sia Buglio che Cassiglia sono degli ottimi tiratori, e anche Germano e Mandolini tirano e tirano bene. Per chi vede gli allenamenti, io insisto molto sulla specificità, nel senso faccio fare dei cross agli esterni, dei tiri centrocampisti, delle conclusioni agli attaccanti, perché credo che poi fondamentalmente l'allenamento sia fare quello che uno poi fa la domenica. Secondo me davanti dobbiamo migliorare un pochettino nell'attacco alla porta, nell'occupazione dello spazio su cross. Ancora non siamo del tutto precisi e quindi tante volte la palla arriva prima o arriva dopo. In realtà non è la palla che arriva prima o arriva dopo, perché noi il preposizionamento non è perfetto. E sugli esterni possiamo migliorare la qualità dei cross, chiaramente, ma stiamo parlando di step successivi, come dire, non una lamentela nei confronti della squadra, ma dove bisogna insistere, ed è una cosa che quotidianamente facciamo e che i calciatori recepiscono. Parliamo anche del Ravenna, allora, di questo avversario attuale.
No, non è questo, è l'avversario. Questo avversario di adesso, quello di domani. È l'avversario che è quello secondo me si ragioni partita in partita. No, ma non è che si ragioni partita in partita, due non ne possiamo giocare. Ah, certo. Né preparare insieme, voglio dire. Ma prepararsi potrebbe anche preparare, giocare no. Quindi hanno vinto a Trieste. Quindi solo già il risultato può dire tanto. Non credo che sarà una partita bella dal punto di vista tecnico, perché loro sono estremamente compatti, si sanno raccogliere, sanno difendersi e ripartire. Dobbiamo essere molto equilibrati e essendo probabilmente una squadra che giocherà come noi, sarà una partita di duelli e quindi vincere più duelli possibile, sia da una parte che dall'altra. La squadra come sta la nostra, insomma? Rondanini e... Rondanini ancora ha una distorsione, quindi ancora non è iniziato, forse oggi o lunedì inizia a correre, però diciamo che è andata bene, non è successo niente di grave, però la distorsione è stata una distorsione discreta. Gabbianetta tornerà forse oggi, pure lui oggi o settimana prossima, poi gli altri saranno tutti bene. Ultimamente è cambiato in attacco rispetto a quello che ci abbiamo abituato all'inizio, insomma è partito a tirare prima Soleri, poi Bunino. Cosa ci aspettiamo per domani? Io penso Santini è squalificato, magari lo vuoi. Come se sei diffidato, magari lo vuoi. No. Magari lo vuoi risparmiare per le prossime partite, non lo so, oppure. Prima o poi saranno squalificati, cioè nel senso non. Cioè, Santini o gioca o non gioca, non perché è diffidato o non è diffidato. E non faccio queste valutazioni, faccio altre valutazioni. Quindi, come dire, piano piano dobbiamo portare, avendo secondo me tanti attaccanti con caratteristiche differenti, tutti bravi, i minutaggi li dobbiamo far accrescere. La prima parte è stata una parte di costruzione di un modo di essere, poi piano piano si inizierà anche ogni tanto a variare qualcosa. Adesso sono nelle caratteristiche dei giocatori, poi si varierà anche qualcosina. Magari una cosa che dicevo dall'inizio, se vi ricordate. Quindi bisogna portare tutti nella fase della stagione importante, che sarà tra qualche tempo, avere una base di minuti. Tra qualche tempo parlo gennaio, febbraio, marzo, però bisogna avere minuti alle spalle, partite alle spalle, perché penso che sia giusto così. Presenti, sta bene, però è difficile vederlo dall'inizio domani. Presenti sta bene, sta bene, sta meglio della settimana scorsa, poi le scelte le fanno l'allenatore. Chiedere cosa? È sorriso. A proposito di scelte, può essere la partita per vedere Buglio dall'inizio? Ma Buglio già ha giocato dall'inizio. Ma questa partita per vedere tanti dall'inizio, come invece, cioè nel senso Buglio è un giocatore del Padova e tutti iniziano la settimana con le stesse possibilità di giocare, quindi cioè, perché sì, perché no, sì e no. Anche non so, in base alle caratteristiche dell'avversario, visto che parlavi di un avversario che gioca come il Padova, per me è importante magari vincere anche i duelli, non individuali. Sì, se faccio un esempio, tu immagini un duello individuale dal punto di vista della tecnica, Buglio, se invece lo immagini dal punto di vista della fisicità dell'inserimento, Castiglia, oppure entrambi, perché una volta hanno giocato entrambi, quindi vediamo, oggi c'è un allenamento, facciamo un po' di partitina qua e poi tiriamo le somme, però come è stato fino adesso, l'importante è che ci siano 11 giocatori che facciano il palo, ecco.
e ti chiedo una divagazione se possibile, perché prima ce l'avevi a Trieste, e visto che è cambiato l'orario della partita. Ce l'ha a Trieste, quando? No, dicevo quando c'è una. Forse che Ravenna ha vinto a Trieste. Sì. Ah, Ravenna ha giocato a Trieste. Semplicemente per quello, visto che è cambiato l'orario della partita, è stata una richiesta vostra di anticipare qualche ora la partita? Sì, com'è? Sarà richiesta nostra. No, chiedo, perché poi cosa c'è? Il turno infrasettimanale anche, quindi sì, magari avete tempo di tornare a casa prima. Sì, beh, in realtà la partita è vantaggio per tutti, allora, voi devi essere d'accordo tutti e due. Allora, la partita è. Come è nata la cosa? Ecco. Che c'era una. C'era il problema di una concomitanza con il basket, quindi la partita o si doveva anticipare o posticipare. Chiaramente è meglio anticipare che posticipare, di giocare alle 8:30 e tornare alle 3 di notte. Certo, giusto. Anche la Tristia è stata d'accordo. Vabbè, certo, non è una cosa nostra, però no, diciamo che essendo una concomitanza, o la giochi prima o la giochi dopo. Benissimo. No, va benissimo, nel senso. Purtroppo non decidiamo tutto noi. Mister, volevo chiederle, leggevo un articolo ieri su un sito in cui sottolineavo il fatto che il Paolo avesse incontrato soltanto avversari e non di prima fascia, diciamo, sulla carta. Allo stesso tempo però è vero, almeno se, nel corso degli anni, almeno secondo me, quello che ho sentito gli addetti ai lavori, che spesso si dice che le big sia meglio affrontarle all'inizio che non dopo, e che magari le matricole sia più pericoloso affrontarle all'inizio del campionato. Volevo chiedere cosa ne pensava lei da questo punto di vista. Che i punti sono punti, e con chi li fai vanno bene. Quindi, poi big matricole. Cioè, non so, cioè, chi l'ha scritto, chi l'ha detto, è stato sotto C. Cioè, è un'opinione di un. Sì, è un'opinione di una persona che, per carità, rispettabilissima, ma io penso che i punti, cioè uno con chi li fa, se li prende. Quindi noi dobbiamo farli con Ravenna, poi vediamo. Noi non ci sentiamo assolutamente una big, perché uno non deve sentirsi un grande o in qualunque ambito, semmai lo deve dimostrare, che è una cosa differente. Quindi noi cerchiamo di dimostrare settimana dopo settimana di essere meglio di chi abbiamo di fronte, chiunque sia. L'abbiamo fatto con l'Arzignano, l'abbiamo fatto col Carpi, l'abbiamo fatto col Cesena, l'abbiamo fatto con la Fermat. Per me la squadra che ci ha messo più in difficoltà è stata la Fermat, per dire. Quindi, che significa? Significa che le partite vanno giocate e poi vanno possibilmente vinte. Non è che uno è big, uno, se sei grande, vai sul campo e lo dimostri, con Ravenna, e poi lo dimostri la volta dopo. Ma in realtà, scusami, me l'ha mandato un amico, conti degli avversari. Mi ha mandato un amico. No, in realtà facendo la somma dei punti delle avversarie incontrate, voi siete quelli che avete reclutato squadre che hanno fatto complessivamente 72 punti, il Vicenza 71 e la Reggiana 70. Quindi non è che ci sia questa grande. Io lo mandiamo a quello che ha scritto. Sì, no, cioè, allora io non vi invidio, perché il vostro lavoro oggettivamente è complesso. Perché? Perché finché c'è la cronaca, cioè la partita, e tutto uno racconta, ha un'opinione, e giustamente ognuno dice la propria, ma quando poi arriva il martedì, il mercoledì, il rumore strano, e c'è da, tra virgolette, trovare un qualcosa su cui parlare, non è sempre semplice. E quindi non è detto che tutti gli argomenti siano degli argomenti che hanno un appeal. Tra le altre cose, è chiuso pure il mercato, perché almeno quando si avvicina il mercato, tra un mese prima del mercato, il mese del mercato e il mese dopo, cioè è complesso oggettivamente il vostro lavoro. Quindi, come dire, e da sta parte, che devo dire? Ma se noi ci facessero giocare tutte le partite con l'ultimo in classifica che perde, facciamo sempre 3 punti, ma li buttiamo via, non penso. Cioè, non ci sputi. Cioè, dico,
questo hai detto tu, non lo dico io. I punti sono punti, vanno fatti, e noi adesso dobbiamo fare con Ravenna. Ripeto, con Ravenna e poi avanti così, con lei. E io ci sto a maniche corte. Perché stiamo ancora zappando, se vogliamo raccogliere il fine campionato. La tua filosofia l'abbiamo capita, io ci provo lo stesso, poi vorrei vedere. No, non è la filosofia. No. Io non sono un filosofo, è una cosa concreta, perché se tu vieni alle 9 del mattino mi trovo alla quiz, se tu vieni alle 6 del pomeriggio mi trovo alla quiz, quello non è filosofia, quello è il lavoro, che è diverso. Io ti volevo chiedere, da Vicenza hanno parlato tanto, voi non parlate dei vostri avversari, di qualsiasi avversario, a parte quello che... Scusa un attimo, ma Vicenza, ma non dimenticarti che c'è Piacenza, c'è la Reggiana, c'è la Triestina, che è vero che sta dietro, c'è il Carpi, c'è la Feralpi, c'è la San Benedettese, e i competitor, c'è il Cesena, che è il vero San Benedetto, c'è il i competitor sono tanti, quindi noi non è che un campionato... Qua non è tennis uno contro uno. Quindi perché dico che noi dobbiamo pensare a noi? Perché noi dobbiamo fare i punti e gli altri se ne fanno uno in più e dobbiamo solo applaudire. Scusa. Io volevo chiederti appunto se comunque ti entusiasmava anche in ottica futura questo duello con il Vicenza, perché poi a Padova è un derby molto sentito, e se poteva essere anche uno stimolo in più per voi avere un rivale come il Vicenza. No. Non mi entusiasma. A me mi entusiasma altro. Non il dualismo o la cosa con una squadra di 30 km da qui. Mi dispiace. Invece volevo fare una divagazione anch'io, visto che ci hai detto che abiti vicino Prato della Valle e ci hai detto anche che lavori tantissimo, sei sempre alla guida, però nel poco tempo libero che hai... Prato della Valle, il cuore di Padova, sei riuscito a farti un giro, cosa ti è piaciuto finora di Padova? E... Io diciamo che sono tipo quello che mi vanno all'imbrunire, quindi dopo... Vabbè, Padova è una bella città, la conoscevo poco, però è oggettivamente una bella città, quindi non c'è bisogno di dell'allenatore del Padova per dire che Padova è una bella città, tra le altre cose si percepisce il fatto che è una città universitaria, perché c'è molta gioventù, quindi è piacevole, è dinamica. Vai in giro senza avere la sensazione che ti possa succedere qualcosa, quindi penso che chi abita e vive qua è un fortunato. E diciamo che io che vengo da un posto fantastico so che comunque alcune cose non sono così scontate, quindi credo che non c'è niente di nuovo nel dire che Padova è una bella città e si vive bene. No, credo magari che il collega volesse sapere se magari è andato al Santo, se ha fatto qualche giro, se ha visto qualcosa del particolare. Vabbè, quella è la sfera privata lo stai chiedendo all'allenatore o alla persona? Beh, non si scinde l'allenatore. No, come si scinde? No, se avevi... Beh, è chiaro che mi sono fatto una passeggiata e ho visto le bellezze della città. La Cappella di Scrovegno non l'ho vista ancora perché sto aspettando che vengono i miei amici e andiamo insieme, per dire. Quindi faccio un esempio, ma è normale che uno sta in un posto, se una persona è curiosa un minimo, dice ma che cos'è questa? Cioè, quindi, ma penso che sia normale, penso che l'abbiano fatto tutti, anche quelli che hanno perso. Ma hai avuto qualcuno che ti ha fatto da cicerone oppure... No, ma non c'è bisogno. Cioè, no, così è una curiosità. Cioè, non è piccolissimo, non è nemmeno enorme, cioè nel senso... La passeggiata si fa abbastanza facilmente, almeno le parti del centro.